dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Che grazia quando un cristiano diventa veramente cristoforo. Cosa vuol dire cristoforo? Portatore di Gesù. Cristoforo nel mondo, soprattutto per coloro che stanno attraversando situazioni di lutto, di disperazione, di tenebre, di odio. E questo lo si capisce da tanto piccoli particolari, dalla luce che un cristiano custodisce nelle occhi, dal sottofondo di serenità che non viene intaccato nemmeno nei giorni più complicati, dalla voglia di ricominciare a voler bene andare quando si sono sperimentate molte delusioni. In futuro, quando si scriverà la storia dei nostri giorni, che si dirà di noi? Che siamo stati capaci di speranza, oppure che abbiamo messo la nostra luce sotto il moggio? Se saremo fedeli al nostro battesimo, diffonderemo la luce della speranza. Il battesimo è l'inizio della speranza, quella speranza di Dio, che potremo trasmettere alle generazioni future ragione di vita.